Buona serata a tutti e benvenuti. Piano piano iniziamo. Buona serata davvero a tutti quanti e grazie di essere venuti questa sera. E l'incontro che tra un attimo vivremo insieme fa parte di un'iniziativa pensata con i ragazzi, un po' con i giovani della parrocchia, quindi San Giuseppe, ma più in generale dell'esperienza che stiamo vivendo tra le parrocchie della nostra vicaria, e comprende questa sera la direzione. L'idea è quella di mettere insieme due esperienze molto forti che sono legate alla sofferenza e alla dimensione della risurrezione, visto che ci avviciniamo alla Pasqua. E queste sono due dimensioni della vita che, al di là di un discorso di fede, hanno proprio un tracciato esistenziale molto forte nel cammino di ognuno di noi. C'è sempre una parte di sofferenza e una parte di possibilità di risurrezione. E quella che vedete qui è la croce della Giornata Mondiale della Gioventù, che sta passando nella nostra parrocchia, ma che ha una storia molto lunga, dal 1984 con Giovanni Paolo II. E noi siamo all'interno della Settimana della Croce, appunto, questa croce che sta peregrinando in tutta la diocesi e che questa settimana è qui nella Vicaria Nord-Est, nel Vicariato. E, a confronto, questa è la croce dei giovani, la croce della GMG. Mettere questi due termini insieme, croce e giovani, sembra un po' assurdo. I giovani, simbolo di vita, di gioia, di novità, e poi croce, che di per sé è simbolo anche di sofferenza. Ma è proprio lì che i giovani talvolta si incontrano, anche nella sofferenza, nelle fatiche quotidiane, non ne sono esenti, e sempre più assetati di scoprire anche all'interno di questo farsi parte per gli altri, concreto, all'ombra di questa croce, vogliono essere anche lì giovani. E assetati anche di sapere storie, di conoscere storie, come quella che ci farà ascoltare questa sera Dagmar Imer, che è qui con noi, e ci racconterà la sua storia. Quindi grazie per essere qui e vi auguriamo buona serata. Ci saranno circa tre parti di questa serata che viviamo insieme. La prima parte è introdotta da un filmato, girata proprio dall'autore che poi si presenterà, e un momento di testimonianza, e sul finale ci sarà la possibilità anche di qualche domanda, soprattutto per cercare forse di approfondire una dimensione dell'immigrazione che vediamo spesso per televisione, ma che magari vive un po' di sentito dire. Questa sera avremo l'occasione, e spero che sia un po' presa da molti, di approfondire con domande su persone reali che hanno la possibilità questa sera di darci anche delle risposte. Buona serata a tutti e grazie.
بهوه تلهم دهينكم مرتعتهم كوينو جن دمتم اوياتهم كتسمعو ولا اذنكم انت شفنكم اوياتنا لعليو كانزانا نويحيو معقتي يلن زخترو ريسانا تنبلا ليلنا اب جمجم بحري بتيحنا أتون بولوتيكاويان ما راحتي أفريكا أبتاريخ كتنبرو يخوم كم توم زي كألو زي باللوم عقمي ما راحتي ناي الزمن زي بسنكخوم هزبي أهدم حزن أبزح تأوجوهم حقتات جن أولادكم أيتو علوة من يخوم بشم كلهم تقفعهم زموتو أب بحري زيادة اندا تقلعكم اندا تفلتكم ان تاريفكم أتوم من قستي أوروبا أبزال لنا متينال لنا نعزبكم تقباركم أبفتنا اللهم بشم إتا تخور علا معباليكم أنتم أمنتي فتاري ناب سمايان كعريركم تتمتو ايتري ايوان يخوم نبس خريستوس اندا اتوا ببحري ايتستبهلون املاحكم زلو او اتوم نسغيغن أنتي نشتي دسيت حتونا أنا عخي آيخ بدكي كمتن لعلي عقبي فترتكي كم قدمكي زخون كنا نايدحنت كورنا مساخين ولدتي تفاريدكم نمتائي هلا ودكم كتحطو بهي وتدو الو ويس ميتوم كتبلو حدرا دهاي قبرو اب مقعمق بعري كيهلو تصوعوهم انت ملسو انت سمعو تنتنلوم ترقوم اسماتوم أسماتهم نزل آلم أدمت أوام أسماتهم نزل آلم أدمت أوام نموت اللو لك ساعات يلن كوين نادو رؤيات أب موت زي كون ناب هيوت نيرنا كوينا كدمي سلستت اكمتي عمتات كوينو بحر خاب نسجر عمت كاب عمت نقعز عمت بعمت نموت أدحانوم ليا سالفاتي أبرهالي فامي لوچه ألم موندو أمان 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 لوي باچه
Amleset ci ha riportato al bene. Aradom gli ha spiegato, gli ha chiarito. Araya gli ha fatto vedere, sei un esempio. Asmeret, lei ha esaudito. Almaz, diamante. Awet, 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 Awet e vittoria. Azib, Saba. Bahlbi, gioia del cuore. Berche ha benedetto. Belletzom li ha superati. Afawarki, pronuncia oro. Berihu, Berihu, è illuminato. Berachet, 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 benedizione. Bisrat, novella. Berihuo, gli si è illuminato. Berhane, 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 luce. Bilen, pupilla. Bimnet, con fede. Dahlak, isolana. Desale, è piacevole. Desbele, sì piacevole. Dahab, oro. Dirar, a cena. Delina, voluta. Beyene, ha dato il suo giudizio. Fraweini, 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 seme d'uva. Fissaha, gioia. Fitzum, 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 assoluto. Fanus, lanterna. Fithawi, onesto, giusto. Gennet, paradiso. Gesai, è la casa. Gidei, è il mio turno. Girmai, Girmai, mia maestà. Haben, Haben, orgoglio. Gennet, paradiso. Geresgiher, l'opera di Dio. Girmawit, piena di maestà. Goitom, 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 è il loro signore. Haptom, 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 ricchezza. Hagerawit, paesana. Haile, la forza. Hailom, Hailom, la loro forza. Gebretensae, servo del risveglio. Gebru, servo del bene. Heroi, è stato scelto. Hiwet, 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 è vita. Haptesgi, tesoro di Dio. Hagos, Hagos, è orgoglio. Hermon, Heroi, è scelto. Kebret, è preziosa. Kebrom, 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 è prezioso. Kidane, la mia promessa. Keflei Jesus, parte di Gesù. Kiros, Kiros, sei signore. Ksanet, sei serenità. Kongit, la bella. Kidane, la promessa. Keflom, Keflom, è parte di. Kahsai, è il mio riscatto. Lemlem, fertile. Letta Amlach, giorno di Dio. Lula, perla. Lu'ul, principe. Medhanit, sei la mia medicina. Melles, la risposta, difensore. Mahari, colui che perdona. Meserret, pilastro. Maharenna, perdonaci. Mahari, perdonante. Mekonnen, nobile. Musie, salvato dalle acque. Melles, la risposta, difensore. Menkamu, nessuno è come lui. Merhawi, è il risolutore. Merhawit, 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 è la risolutrice. Tesfom, è la speranza. Merih, è il guidatore. Merkeb, nave. Meron, olio santo. Meserret, pilastro. Mahari, 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 perdonante. Maharesgi, perdonati da Dio. Mebrahtom, la loro luce. Merih, guida di Dio. Mehret Ab, Mehret Ab, Dio perdono. Mulu, piena. Mulugheta, pieno di potere. Musie, Debesai. Negash, reggente. Netzere, Netzere, si è chiarito. Naisgi, di Dio. Neviat, profeti. Lei è rifugio. Uqba, Uqbai, Uqbai, lui è rifugio. Uqbit, rifugio. Rahwa, 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 sei benessere. Selam, 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 e pace. Selemun, Selemun, Selemun. Semere, esaudito. Shewit, germoglio. Sinafkesh, Sinafkesh, desiderata. Semere, 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 esaudito. Semhar, Semhar, unità. Sinadit, Sinadit. Semret, esaudimento. Sinodes, Tembit, profezia. Ta'ame,
Tame è buono. Tachl sambet, pianta sabbatica. Tachlit, pianta. Tachlom, tachlom, la loro pianta. Temesgen, 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 sia ringraziato. Kidane, la promessa. Terhas, sia buona. Tesfalem, speranza del mondo. Tesfai, mia speranza. Tumzgi, buon di Dio. Tblez, sia eccellente. Tachle, pianta. Tachlit, sei pianta. Tachlesgi, pianta di Dio. Tesfai, mia speranza. Tesfa, speranza. Tesfaleddet, nascita di speranza. Tesfalem, speranza del mondo. Tesfasgi, tesfasgi, speranza di Dio. Tesfahiwet, speranza di vita. Tachlefit, pianta per il futuro. Tachle Mariam, pianta della Madonna. Tedros, regalo prezioso. Toelde, è nato. Tegsti, pazienza. Temas, Tumsgi, buon di Dio. Walde Johannes, figlio di Giovanni. Wagahta, alba. Weini, uva. Wagihu, è l'alba. Weldai, mio genito. Weldu, suo figlio. Warknesh, sei oro. Yergalem, si calmi il mondo. Tzaggai, tzaggai, mia grazia. Tzaggazhab, grazia del padre. Zersennai, 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 seme di buone cose. Tzgereda, rosa. Zerai, mio seme. Zelalem, per sempre. Zenawi, notizia. Abu Bakr, Abraham, Ahmed, Alexander, Abdelkader, Amanel, Abdelrahim, Ulda, Abraham, 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 Al-Azhar, Alexander, Amanel, Abdelrahim, Binyam, 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 Daniel, Dermas, Danait, Daniel, Daniel, Dawit, 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 Diana, Dawit, Eden, Ermias, Eden, Efrem, Elsa, Elsa, Esrom, Iob, Iob, Efrem, Filmon, Fenan, Filmon, 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 Fiori, Jimmy, Helen, Henok, Hariti, Hani, Hani, Hareba, Helen, Henry, Hermon, Gmia, Ibrahim, Isaias, Isaias, Stefanos, Stefanos, Gemal, Ibrahim, Iob, Khalid, Lamek, Lidia, Luam, Masho, Michele, Milu, Muhammad, Mahmud, Michele, 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 Milite, Milit, Muhammad, Nasreddin, Nureddin, Niamin, Usman, Paulos, Petros, Robil, Robil, Ramadan, Said, Selina, Samrawit, Samsom, Samuel, 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 Sara, Soliana, Samuel, Samuel, Saron, Selina, Salamun, 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 Dina, Arolker, Musie, Tedros, Thomas, Tezrom, Johanna, Johannes, Johannes, Jonas, 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 Jonathan, Jordanos, 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 Jared, Yasin, Johannes, Johannes, Jonas, Jonas, Jordanos, Jordanos, Yosef, Zakarias, Zakarias, Johannes, Suleiman, Melat, Abraham, Amaniel, Muhammad, Jamal, Johannes. Thank you.
Dopo questa introduzione con il video, gli ospiti di questa sera daranno la loro testimonianza, in particolare Doug Maui, che è qui e che racconterà la sua storia insieme con Gianni Tomelleri, che aiuterà un po' nel dialogo e nel confronto. Gianni fa parte del centro di pastorale giovanile insieme con la moglie Francesca e stiamo lavorando insieme con loro anche con i preti per un'attività sempre in promozione della giornata mondiale della gioventù e si dedica anche per la dimensione di rifugiati qui a Verona. Doug Maui invece racconta la sua storia direttamente, che è molto più forte. Dai, che non c'ha. Sì? Ok, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti per la terza volta e per la buona. Lo scrittore franco-israeliano Tal Ben Shalom dice: siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Noi questa sera abbiamo una doppia fortuna. La fortuna di essere all'ombra della croce. San Paolo 2000 anni fa ha definito stoltezza e scandalo ad indicare che Dio si è fatto uomo, ma uomo in una maniera che noi non avremmo mai pensato, che ancora oggi non concepiamo. Si è fatto straniero, si è fatto altro rispetto a quelli che sono i luoghi comuni di quel tempo e del nostro. Abbiamo la fortuna di avere Doug Maui come ospite, che vive la dimensione dello straniero, vive la dimensione del rifugiato, vive da straniero in Italia, però un po' alla volta, lo vedremo poi anche nel suo racconto, da persona che si confronta con la nostra cultura, che si confronta con la nostra nazione, che si confronta, come ci ha suggerito anche il filmato, con la nostra religiosità, perché ci sono battute che sono un appello molto forte al nostro essere cristiani. Allora, Doug Maui sei qui in doppia veste di regista e di testimone. Partiamo prima dal filmato che ci ha introdotto, di cui tu sei autore, e raccontaci un po' qual è lo spunto e qual è il messaggio, qual è il cuore di questo filmato, qual è la tua visione che passa attraverso queste immagini e queste parole. Intanto grazie e buonasera a tutti. Io questo filmato è per commemorare, non so se vi ricordate, di 3 ottobre del 2013, in cui sono morti 368 persone al largo di Lampedusa, dove l'Europa, non l'Italia, ma l'Europa, il resto dell'Europa si è accorto che c'è un'emergenza e che bisogna rispondere a questa emergenza. E da lì, nonostante che siano morti 368 persone, c'erano i nomi per la prima volta di queste persone come me che hanno viaggiato il Mediterraneo e anche via terra. Provengono la maggior parte dall'Eritrea e dall'Etiopia. L'Etiopia è il paese da cui sono venuto. E questi nomi sono forti di significati ed era una proposta a chi assiste a questo film di rendersi conto cosa vuol dire 368 nomi pronunciati. Un conto è dire 20.000 persone sono morti in questi anni, dal 90 in poi, nel Mar Mediterraneo, è un conto invece rendersi conto cosa veramente vuol dire stare lì per 10 minuti a contare i nomi o a sentire il significato anche di questi nomi. Questo è il motivo per promuovere, fare questo film serviva anche per promuovere che il 3 ottobre sia la giornata della memoria per
tutte le vittime dell'immigrazione che oggi il Senato ha approvato, proprio oggi è stato approvato e il 3 ottobre sarà ricordato come giornata di memoria per le vittime dell'immigrazione, quindi questo vuol dire anche poter proporre nelle scuole, in quella data si ricorderanno e non solo le persone che sono morte il 3 ottobre, ma tutti quanti che hanno perso la vita, che non sono riusciti ad arrivare dall'altra parte della sponda del Mediterraneo. Questo è un po' l'intenzione del film. Ci sono molte espressioni forti in questo filmato, ne richiameremo un po' la una, ne richiameremo diverse durante la serata, però ce n'è una particolare che, da cui vorremmo partire. Queste persone dicono a un certo punto: sì, siamo più visibili oggi che siamo morti di quando eravamo vivi. Cosa vuol dire questo per te che hai avuto la fortuna di attraversare il mare e di essere vivo? E cosa vuol dire, se ce lo puoi dire, se si può sapere, per chi è rimasto dall'altra parte del mare non sapendo cosa ne è stato dei suoi cari? Questa frase per me non si lega soltanto alle persone che non sono riusciti ad arrivare o quelli che sono morti, potrebbe andar bene o potrebbe essere anche assoggettato alle persone che si trovano tra di noi o tra di voi, ecco, che sono invisibili, che siamo invisibili. Invisibili in vari modi si possono interpretare. Per me le persone ai quali non conosciamo, ma abbiamo un preconcetto, non di cosa potrebbero essere e finire lì la nostra idea di cosa sia quella persona che sta davanti, di un, ovviamente proveniente da un'altra cultura, da un altro paese, rende la persona ovviamente invisibile. E spesso questo è anche quando ho detto anche sono più visibili da morti che da vivi, bisognava ripescarli, perché prima non si voleva vederli le persone, non si voleva magari anche salvarli, ma i corpi danno fastidio, i corpi sono visibili, i corpi nessuno li vuole sbarazzare, ma sono molto visibili, quindi bisogna per forza toglierli, allora a quel punto sono visibili, e quello è anche lo spirito in questo film. E oggi il tema dei rifugiati, dei migranti è tutti i giorni quasi sulle pagine dei giornali. Questo vuol dire che i giornalisti vanno a caccia di ogni possibile notizia, ma i giornalisti vanno a caccia di notizie perché c'è chi le legge, perché sono notizie che fanno vendere i giornali, quindi vuol dire che noi, persone normali, siamo molto colpiti, molto incuriositi, molto preoccupati da questo fenomeno, che però va ricordato, è un fenomeno mondiale. Oggi al mondo ci sono più di 60 milioni di rifugiati, il problema non è solo dell'Italia o solo dell'Europa. 60 milioni vuol dire tutta la popolazione italiana, una popolazione grande come tutta quella italiana, in movimento da un paese all'altro, in fuga da situazioni in cui non si può stare. Non sono scelte di comodo, non sono scelte di avventure solo per una vita migliore, sono scelte di una fuga. Oggi in Italia, oggi a Verona, gli ultimi dati parlano di 1400 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Una delle prime frasi forti di questo video puntava un po' il dito contro i governanti, i politici africani. Allora vogliamo fare, Termawi, qualche passo indietro e capire un po' la tua storia, quella che comincia nel tuo paese e
cosa succede nel tuo paese, che naturalmente non è tutta l'Africa, l'Africa è un continente vastissimo, è bene ricordarlo, e io dico probabilmente ogni rifugiato ha una sua storia, non solo ogni paese ha una sua storia, però la tua storia ci può servire anche per cominciare ad aprire un po' gli occhi su quanta è la diversità, ma quanta è probabilmente, quanti sono i punti anche in comune tra un ragazzo che parte dall'Africa per arrivare in Europa e il disorientamento, lo straniamento, l'invisibilità, forse anche di tanti ragazzi europei. Per parlare del motivo di partenza, che poi alla fine è quello, spesso adesso c'è una confusione o si vuole creare una confusione tra un rifugiato economico e quello politico, o una persona che parte perché cerca una fortuna, ma comunque queste cose sono anche molto legate tra essi, no? L'amministrazione che spinge la persona o costringe anche la persona di andare via è quella che sfrutta le risorse grazie anche alle presenze dei multinazionali, quindi la povertà non può essere distaccata dalla gestione politica di ogni paese africano che adesso è sotto assedio da vari multinazionali. Il mio motivo di partenza, come ogni persona che arriva in Italia, la sua storia e il suo motivo di partenza. Io studiavo giurisprudenza, ero nel secondo anno, quando ci sono stati la prima elezione in Etiopia nel 2005, la prima elezione democratica, veramente democratica, perché da allora in poi né prima né dopo non sono stati nessun tipo di elezioni democratiche, in cui abbiamo votato, abbiamo scelto, ma ci sono stati dei brogli elettorali dove sono susseguiti le manifestazioni contro questi brogli elettorali, ma soprattutto di far scarcerare gli oppositori o le persone elette dal popolo. Circa 200 persone sono stati uccisi. Io nel momento in cui studiavo giurisprudenza vedevo come se stessi vivendo sperimentando un laboratorio in cui la legge, la Costituzione non vale nulla se non la politica che condiziona tutto l'andamento del paese, non c'è stato, e quindi quello mi ha fatto perdere anche la speranza di poter continuare a vivere in quel posto e soprattutto essere magari ucciso da un soldato come tanti ragazzi del mio quartiere, giusto per aver manifestato a mani nudi. La situazione è peggiorata in Etiopia, ovviamente, dopo 10 anni adesso dalla parrocchia mi dicevano che sono stati in Etiopia un anno fa, giusto? E adesso da 4 mesi da questa parte sono stati uccisi circa 270 persone per aver manifestato contro l'accaparramento dei terreni dei contadini. I contadini semplicemente venivano sfrattati dai propri terreni per dare via ai investitori stranieri ma anche locali. Quindi c'è sempre questa tensione che spinge le persone a partire. E cosa è? Io vado, continuo. Quali sono le responsabilità anche su quello che accade nei nostri paesi, le responsabilità europee? Oggi il vostro presidente è ad Addis Abeba per avviare o per stringere
una relazione economica ancora più forte, perché c'è anche la minaccia della Cina, quindi così via. Quali messaggi dovrebbero portare, oltre alle donazioni che si danno a questi governi dittatori? Bisogna sempre essere attenti e spingere alla democratizzazione di questi paesi. Io non sarei mai partito dal mio paese, non mi pento di averlo lasciato, magari perché ho costruito la mia vita qui, ho messo su una famiglia, cioè i miei figli nati a Borgo Venezia qui, è la prima volta che qui presento a proposito i miei lavori o la mia testimonianza in questo quartiere, quindi mi fa anche molto piacere, magari ci incroceremo per strada. E questo l'Europa deve anche insistere, non essere timida, perché le situazioni sono cambiate, insistere dando i soldi, ovviamente la maggior parte del budget del mio paese si basa sulla donazione, e queste donazioni arrivano per la libertà di espressione. Vi dico solo una cosa per farvi capire cosa è: c'è un partito che sta al potere da 25 anni e in questo momento, 6 mesi fa, è stato annunciato di aver preso tutti i seggi del Parlamento. Questa è la situazione, tutti i seggi, e in giro di 6 mesi sono scoppiate queste proteste, quindi non essendo una rappresentazione, la popolazione si sente sfruttata, è tutto fasullo, no? È tutto falso, e quindi bisogna che l'Europa guardi un po' più, oltre all'emergenza che c'è adesso, ma proprio a lungo termine bisogna insistere su questi paesi, su come vengono spesi i soldi dei contribuenti europei in questi paesi. Ecco, questo. Tu giustamente ricordi che spesso i nostri governanti, i nostri politici vanno in visita nei paesi africani per stringere alleanze di carattere politico o di carattere economico. C'è un'altra frase molto forte nel tuo filmato in cui dice: in questo momento noi però veniamo in Europa, arriviamo in Europa per mettere alla prova la vostra civiltà. Allora la mia domanda è questa: un ragazzo che arriva dall'Africa, che arriva attraverso un viaggio lungo e tribolato, ci sono storie di ragazzi fortunati in un certo senso in cui il viaggio dura qualche mese, ma ci sono anche storie di viaggi che durano anni, tappa dopo tappa, per costruire la possibilità di sempre un nuovo viaggio fino ad arrivare al barcone, fino ad arrivare poi nelle case più fortunate a Lampedusa o in Sicilia. Un ragazzo, un uomo, un giovane che arriva in Europa per la prima volta, cosa si aspetta dall'Europa? Cosa chiede all'Europa? Parto magari magari dicendo che noi che arriviamo qui siamo con loro che riescono a superare varie trappole, grazie anche alla volontà europea. L'Europa cosa fa nei paesi come la Libia? Dalla mia esperienza ci sono dei carceri finanziati dall'Europa, dove la Libia viene chiesta da anni, da decenni, di fermare il flusso migratorio, ma senza voler sapere o senza chiedersi in che modalità vengono fermate queste persone. E quindi queste trappole, arresti, torture, violenze, le donne, uomini, uno riesce in qualche modo a scappare o
viene rivenduto dai poliziotti libici ai contrabbandieri stessi, quindi noi veniamo riciclati varie volte, e questo che fa sì che le persone spendono molto tempo anche nell'attraversamento. Uno viene arrestato, rivenduto, rifà il viaggio, quindi tutto questo è anche dovuto, oltre alla mancanza, alla difficoltà economica, ma proprio di per superare queste trappole. E arriviamo già filtrati, viaggiamo sul mare, e da lì non vuol dire che tutti arrivano, e quindi ci sono anche dei morti, e da lì cerchiamo anche alcuni, riusciamo ad arrivare o essere soccorsi, soprattutto come me, io sono stato soccorso. Cosa è che cercavo? È molto importante quello che per me, intanto, arrivare in un luogo, in un paese dove vengo ascoltato, sia il motivo di partenza e la modalità in cui sono arrivato qui. Vengo ascoltato e vengo dato, cioè mi viene dato un riconoscimento. Questa è la fase successiva, importantissima, che poi garantisce la mia vita successiva in questo paese. Se dopo essere salvato in mare non mi viene dato la possibilità di ottenere un documento, io non avrò più nessun futuro, sarò un peso sia per la società, che sarà, perché l'espulsione non è automatica, no? Per me uno non ha documenti, viene arrestato, viene messo nei CIE, poi lasciato fuori se non identificato. Spesso non ci sono i casi dove le persone vengono direttamente espulsi nei propri paesi, ed è difficile applicare questa cosa. Quello che invidiamo, io almeno quello che mi ricordo, è la tranquillità, è la pace, la serenità e la possibilità di essere liberi di esprimere quello che ho cercato, che il mio paese non mi ha dato. Io qui posso esprimermi, posso dire quello che vorrei in modo civile, essere rispettato, e questo è importante. La mia domanda iniziale, la mia domanda di partenza era quella. Ci sono varie storie, ovviamente, non è automatico che qualcuno arrivi qui, ottenere il documento e poi dove va? Non ci sono i luoghi d'incontro. Io incontravo a Trapani per 6 mesi, quando ho vissuto per 6 mesi dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, per 6 mesi frequentavo un centro di seconda accoglienza, dove frequento solo gli stranieri o i rifugiati come me. Non c'era nessun accesso per incontrare un italiano. Quei italiani che incontravo erano a servizio di una mia esigenza, cioè il cibo o il posto dove dormivo, e quindi loro mi assistevano. Non c'era un incontro tra esseri umani, c'era un'assistenza e un assistente, assistito, e quindi lì non c'era questo modo di capire, anche di orientarsi nella città, uscire, incontrare gli italiani o anche imparare la lingua italiana, che è fondamentale, che per me è stato una delle cose principali che avrei voluto fare, ma non c'erano queste condizioni. Quindi un'accoglienza anche con i soldi mal gestite, queste risorse sono mal gestite, quindi l'immigrato dopo un tot di tempo dovrà lasciare quella seconda accoglienza. Per me è stato di spostarsi verso Roma. Roma, cioè io sto andando. Alcune domande spicciole, perché devono anche servire un pochino per capire la realtà. Allora, tu sei arrivato in Sicilia, a Lampedusa, sì. Sei stato soccorso, e poi quanto tempo sei rimasto tra prima e seconda accoglienza?
A Lampedusa circa in tutto due mesi circa, la seconda accoglienza ho vissuto 5 mesi nella struttura a Trapani, ma prima in tutto 2 mesi per fare tutte le pratiche di la commissione e il riconoscimento. Certo. Un'altra domanda pratica. Quanto ci hai messo e cos'è stato che ti ha permesso magari a un certo punto quanto ci hai messo ad imparare l'italiano e qual è stata la condizione che maggiormente ti ha favorito per imparare bene l'italiano? Allora, questa curiosità, cioè ognuno ha la propria curiosità, no? In varie cose, per me è stata la lingua, cioè la mia curiosità di voler imparare mi ha fatto spostare da Trapani a Roma, ma anche lì dove abitavo era una casa occupata, un palazzo occupato dove 700 persone come me abitavano, hanno occupato questo palazzo, e lì però frequentavo una scuola e ne ho preso di quelle multe a Roma per poter andare sull'autobus, salire senza biglietto, perché dovevo andare a imparare la lingua italiana. Come faccio a imparare se non... chi conosce Roma saprà come ci si sposta, no? È difficilissimo nelle periferie romane, quindi dovevo attraversare il centro per arrivare in questa scuola. Però questa è la volontà di voler imparare. Cosa ha facilitato? Oltre all'insegnamento di classe, le cose più importanti sono i primi amici italiani, perché è difficile, guardate, incontrare un italiano. Cioè, io sono sicuro i ragazzi nuovi che vedo nei loro volti, anche il mio, nei miei primi anni in questo paese, c'è sempre la curiosità ovviamente di incontrare, di conoscere. Quanti di noi che siamo arrivati siamo stati in una casa italiana, di un italiano? È difficilissimo trovare adesso, a distanza di 10 anni, ci sono dei miei amici che non sono mai entrati in una casa di un italiano. Questo è importante, cioè questo vuol dire che io ho costruito o non ho costruito una relazione, o ci sono stati dei contesti che mi hanno avvicinato a un italiano. L'altra domanda che volevo farti, seguente, forse un po' più complicata, però è questa. Allora, l'incontro con gli italiani ti permette di migliorare l'italiano un po' alla volta, ma quanto ci è voluto per te per imparare come sono fatti gli italiani? No, questo neanche gli italiani sapranno rispondere, cioè, questo la lingua, cioè, non so se dipende anche, un conto è cercare di esprimere questi temi, ci sono dei momenti che io faccio fatica a esprimermi, quindi la lingua è sempre un imparare, e quindi l'Italia, posso dire, cioè è un paese con veramente incredibile, no? Incredibile. E la mentalità anche, che è così, ed mi fa anche invidio anche le persone che possono affermare sugli africani certi concetti. Cioè veramente non siamo così ridotti a essere etichettati o descritti con 2 o 3 parole. Gli africani sono così e punto. È un coraggio enorme, cioè gli italiani, io potrei dire dal mafioso all'onesto, ci sono vari tipi di italianità, no? Che descrive un po', sommando alcune società italiane. Io incontro spesso ragazzi giovani che hanno fatto il viaggio da poco. Con loro naturalmente a volte non è facile spiegare la necessità, l'urgenza anche di imparare l'italiano.
Però l'altra cosa, che mi pare che tu me la confermi, insomma, io dico sempre loro, dovete imparare l'italiano, ma se volete stare in Italia dovete anche per forza, per come è fatta l'Italia, con le sue ricchezze, ma anche con le sue tante povertà intellettuali, imparare un pochino anche come pensa un italiano, non solo la lingua, ma capire che la mia testa funziona in maniera diversa dalla tua. Sì, allora, secondo me questa è la stessa cosa, cioè c'è un cambiamento velocissimo anche nell'avvenimento di questo paese, no? Non puoi afferrare un'idea su come è fatto, come cosa sta pensando un italiano, va in base ovviamente sia alle informazioni, perché io parlo solo sull'aspetto dell'immigrazione, ma anche possiamo anche citare altri concetti su come l'italiano può essere condizionato soprattutto attraverso le informazioni che riceve. Io so se oggi qualche disgraziato migrante ha fatto un reato, so che il giorno dopo gli sguardi non sono così semplici da guardare, cioè mi preparo, è un impegno, ti consuma, tu devi essere lucido per non scontrarti con delle persone, perché è una continua riflessione, sai bene dal primo sguardo, io cerco di capire cosa si aspetta o cosa è il suo modo di vedere, o non lasciamo perdere il parlare del tu, cioè quando ti vede ti dà del tu, anche nei posti istituzionali sai già dalla prima frase, capisci cosa vede in me, cioè i suoi pregiudizi sono chiarissimi dallo sguardo fino al dare del tu. L'immigrato che si è abituato a sentire del tu te lo dà in cambio, cioè tu non hai fatto neanche, non hai insegnato che lei è lei, cioè gli devi dare del lei, così impara a darti del lei. Tu ti offendi quando lui ti dà del tu e lo pensi già un maleducato, uno che non capisce. E il pensiero e la lingua è molto difficile perché frega, cioè quando uno non riesce a pronunciarsi in una lingua appare stupido, ma nella sua lingua potrebbe pensare più di te, cioè ci sono anche queste cose che ingannano, no? I pregiudizi, quindi questi sono i passaggi ovviamente che ti permettono a scoprire l'italianità o cos'è l'italiano, certo. Ecco. Torniamo un attimo alla tua storia. Allora, tu arrivi a Roma, frequenti delle scuole e incontri anche il mondo del cinema, se non ho capito male, a Roma. Com'è stato questo incontro? Cosa ti ha dato e cosa tu hai trovato di poter dare in questa dimensione? Siamo ancora a Roma, io devo arrivare a Venezia, Borgo Venezia. Cioè, non so. Poi acceleriamo. Sì, Roma è stato un incontro, come dicevo, in questa scuola di italiano dove mi hanno proposto di fare un workshop di videonarrazione, di video partecipato si chiama, in cui ti viene dato una telecamera professionale di cercare di raccontare quello che vuoi, cioè una specie di esperimento, però io pensavo che fosse una formazione per formare i veri registi, operatori o montatori, quindi ho capito male, ma mi ha fatto bene di aver capito male e quindi l'ho preso sul serio. E quella cosa è stata quell'incontro con la cinepresa, che allora non avevo la lingua, la capacità di esprimermi, ho visto in quel materiale, in quel strumento, una possibilità di dialogare, di dire
attraverso le immagini, di raccontare attraverso le immagini. Poi dopo ho scoperto che anche dopo le proiezioni bisogna parlare, quindi ho dovuto imparare l'italiano, non bastava. Ok, la strada che da Roma poi ti ha portato a Verona. Ecco, in questi giri di proiezioni dei miei film precedenti ho avuto modo di essere selezionato in vari festival. Allora Verona, il cinema africano, è stato uno dei festival che aveva preso in concorso il film, e ho vinto un premio con un film del 2010, tipo, sì. E lì ho conosciuto mia moglie, che diventò mia moglie tardivamente, e abbiamo due figli che siamo a Borgo Venezia. Ecco, e questo è il percorso un po' abbreviato. Grazie. Verona com'è rispetto al resto dell'Italia? Verona come città, ma Verona soprattutto come gente? Anche qua da mafiosi onesti, o puoi darci una visione un po' diversa su quelli che oggi siamo noi tuoi concittadini, penso che possiamo dire così. Sì, certo. Allora, sono domande molto pericolose, e credo che io vorrei vivere qui. Allora parliamo degli onesti, non dei mafiosi, dai. No, in realtà quello, Verona è legata alla famiglia, ovviamente. Cioè, i miei figli e la città, non posso neanche offendere, perché mia figlia è nata qui, cioè, quindi è legato attraverso la mia famiglia, quindi questo è importante. Il luogo non è un luogo da solo, non fa niente, sono le persone che fanno un luogo, no? E per me, sì, è difficile, è dura, anche perché forse c'è meno esperienza. Gli immigrati sono tanti qui in Veneto e a Verona, ma non c'è, come dicevo prima, un contesto che fa incontrare gli immigrati con gli italiani. Io scommetto sulla generazione futura. Quella è veramente, Verona la vedo molto ricca, perché se a Roma e altre città vedo ragazzi, perché mi piace osservare i giovani, si spostano ognuno con la propria nazione di provenienza. Questo è uno svantaggio che Verona invece ha questa ricchezza, e vedo veramente volti che segnano l'immigrazione, che hanno segnato, quindi c'è un miscuglio tra i giovani figli dei migranti con quelli italiani. Quindi questo, da quel punto di vista, Verona ha più possibilità di in futuro di poter crescere dal punto di vista di della convivenza. Ecco. Ancora una domanda sull'Italia, per poi passare a una dimensione invece più vicina a noi. Io tante volte, spiegando un po' ai ragazzi di scuola il problema della xenofobia, uno dei modi per mettere più in risalto anche l'assurdità di questo è illustrare come, anche solo nell'arco della mia memoria, diciamo di 30 anni di memoria, cambia puntualmente il target. Okay? Quando io ero piccolo, spero che nessuno se ne abbia male, c'erano le barzellette e i ritornelli delle canzoncine sui meridionali. Quando io ho avuto una certa età è toccato ai marocchini, poi è toccato agli albanesi, poi a volte a termini più generici come Vukumpra, poi quindi è il turno dei rumeni, poi dei moldavi. Oggi purtroppo il target che i mezzi di informazione ci passano è quello dei profughi, ancora un termine molto generico, che purtroppo di una parola sana si è fatta una parola dispregiativa. Io ti chiedo un po', tu come hai visto in questi 10 anni, se hai visto l'Italia un po' cambiare, se davanti ai tuoi occhi l'Italia è rimasta esattamente la stessa di 10 anni fa, oppure se oggi trovi delle linee di cambiamento in bene o in male, non lo so. Questa è una domanda importante.
Noi, secondo me, siamo molto condizionati dai mezzi di informazione. È questo che fa vedere quante cose assorbiamo dai mezzi di informazione, che ci poi condiziona il nostro modo di vedere la realtà. Perché cosa ci propongono questi mezzi di informazione? Se da domani si iniziasse a trasmettere solo le violenze contro le donne, ci sarebbero dei morti ogni due giorni, le donne che vengono ammazzate, c'è quella realtà, e se si vuole veramente far pensare alla popolazione un certo messaggio, può passare, perché le violenze ci sono una donna ogni tot di giorni muore per le violenze, quindi anche quello è un argomento, dipende da quello che ci viene dato, quindi noi siamo fatti dalle informazioni che riceviamo e soprattutto da dove li riceviamo. Se guardiamo solo e semplicemente informazioni, poi tutti simili, cioè, sembra che ci sia un'ordinanza di trasmettere, perché quello deve essere quello, si batte su quello e noi impazziamo e la nostra testa è solo rimasto teatro di creare l'ansia, no? Nello spettatore, che poi nel quotidiano invece devi vivere il quotidiano, ti coprono. Io ho visto un cambiamento nel peggio, l'Italia sta andando. Ci sono due cose che forse per questa mia tesi, no? Oggi sono analista dell'Italia e di italianità. O prima non capivo l'italiano e quindi non sapevo di cosa parlaste di me, o l'Italia parlasse di me e dicesse di me. E quindi vivevo così, pensavo che fosse normale, e adesso, scoprendo questa lingua, non è solo una lingua di comunicazione, è una lingua anche che ferisce, è una lingua che uccide, che demoralizza, e conoscere la lingua è anche sapere tutte le sfumature, tutte tutte le comunicazioni che sono sottili, offesi sottili, che attaccano me, no? In quanto persona. Quindi ho visto dei cambiamenti nel peggio, soprattutto nella politica. Nella politica che poi rispecchia la società. Purtroppo loro non dovrebbero essere lì, al posto dove sono, se non ci fosse una società sana o ben informata. Quindi anche questo è un circolo vizioso, ecco. Proviamo adesso però a cambiare un po' prospettiva. C'è un'ultima frase che vorrei citare dal filmato che colpisce molto, adesso non ricordo le parole testuali, ma dice: mettiamo alla prova anche voi cristiani, perché Cristo oggi arriva dal mare. Papa Francesco il 6 settembre ha fatto un appello molto forte alle comunità di tutta Italia, alle comunità di tutta Europa, perché si facessero incontro a questo Cristo che viene dal mare, invitando le famiglie, invitando le parrocchie, invitando i vescovi ad accogliere nelle loro case, nelle loro comunità, rifugiati, per andare incontro loro, per andare incontro a questo tipo di poveri di oggi. Oggi possiamo dire a Verona, credo anche con uno sguardo un po' di serenità, che 40 ragazzi sono accolti in 10 comunità parrocchiali, dove c'è un parroco, dove ci sono parrocchiani che in alcuni casi pagano un affitto per dare la possibilità a questi ragazzi di incontrare gli italiani. Come dicevi tu, noi vediamo ragazzi che finché stanno dentro strutture in cui sono in tanti, solo africani, magari africani e qualche asiatico, parlano tendenzialmente sempre la loro lingua, comunque sono poco stimolati ad uscire. Possiamo dire che la diocesi di Verona è sempre una diocesi, grazie a Dio,
molto generoso, molto disponibile, e numerose sono le disponibilità ad accogliere. Tutti i giorni arrivano chiamate per dire: come facciamo? Spiegateci come possiamo fare, vorremmo accogliere, di cosa c'è bisogno. E ci sono comunità, c'è chi mette a disposizione magari una struttura già di proprietà, ma c'è anche chi si impegna a pagare fior di affitti, insomma, e poi soprattutto ad affiancare questi ragazzi. Allora, parliamo un attimo, proviamo a gettare anche uno sguardo, insomma, a queste situazioni che mi permetto di definire virtuose della nostra Chiesa. Tu cosa diresti oggi a i quattro ragazzi che domani mattina andranno a abitare, accolti dalla parrocchia di Fumane? Domani i quattro ragazzi del Gambia si trasferiscono là. Hanno vissuto un anno, su più o meno in una struttura, e domani incontrano una nuova realtà. Tu cosa diresti a questi ragazzi? Solo una cosa sulla cristianità e su Gesù Cristo, che c'è nel molti musulmani, figuriamoci cristiani, forse non sanno, e molti mi hanno chiesto che questo filmato è solo riferito ai cristiani. Anche i musulmani aspettano il ritorno di Gesù Cristo. Questo è molto importante, e io l'ho messo appositamente perché sono questi due fedi monoteiste che hanno similitudine. Gesù deve venire sia per i musulmani che i cristiani. Questa è la domanda, la provocazione, ecco, e l'altro poi, cioè, non è che ci chiede quali sono, cioè, io non vorrei andare a predicare, ma quali sono le nostre risposte quando al secondo ritorno di Gesù Cristo in questa terra, e le domande che ci fa. Allora lì ci sono le risposte che possiamo avere, che dobbiamo rispondere adesso, perché l'altro è colui che ha bisogno, che ha settato, che è in carcere, che dobbiamo visitare, quello che dobbiamo vestire, quello che dobbiamo dare da mangiare. Non è Gesù in persona arriva l'altro, quindi siamo in una prova, dobbiamo rispondere. E dobbiamo essere sia colui che viene accolto, perché è tra gli ultimi che verranno ricompensati, ma anche coloro che hanno la possibilità, come voi, stiamo arrivando per salvarvi. Ovviamente, se siete fedeli, o se ci crede, noi siamo i vostri salvatori, ecco, i vostri mezzi di salvezza. Questo è. Dopodiché, a un ragazzo che si sposta in un paesino, io intanto di pensare che ha passato il peggior momento della sua vita alle spalle, sarà difficile quello che sarà difficile riprendere in una nuova cultura, apprendere la lingua nuova, cultura e varie cose, ma non sarà difficile quanto ha passato per arrivare qui. Quindi di non perdere mai la speranza, di mantenere la mente più sana possibile e imparare la lingua italiana se pensa di rimanere in questo paese. Dopodiché avere la curiosità anche di poter incontrare le persone attraverso, in Italia se non parli non è come in Germania, in Italia devi parlare, e a volte la fortuna è che è per conoscenza. Questo è importante, non solo merito, ma anche conoscenza, e le chiacchierate aprono le strade. Questa è l'Italia che non si può definire così facilmente, ecco. Infatti la domanda successiva, ma in parte hai già risposto in maniera molto, molto significativa, è per gli italiani che si fanno incontro a
questi ragazzi, a questi uomini. Mi piace risottolineare quello che tu hai detto di questo Cristo che oggi viene, e viene per salvarci, non certo per rovinarci, questo Cristo che oggi ci permette di essere incontrato in maniera molto evidente. Di certo io un domani non potrò mai dire al Signore quando è che ti ho visto nudo, quando è che ti ho visto assedato, perché sono certo di averlo incontrato, e questo spero sia evidente a molti miei nostri connazionali, a molti altri amici e fratelli nella fede. Tuttavia, se tu dovessi dare un consiglio invece alla persona che si fa incontro a te di 10 anni fa, di 9 anni fa, o ai ragazzi di oggi, una comunità, una persona come singolo, ma soprattutto una comunità cristiana, cosa può fare? Qual è la cosa più importante di cui un ragazzo che è arrivato dall'Africa a 1 anno, 8, 10 mesi fa, la cosa più grande di cui ha bisogno, la prima cosa da offrirgli, oltre alla casa naturalmente? È difficile. Secondo me sono gli incontri che più una persona ai primi tempi, almeno ripercorrendo quello che avrei voluto io in quei primi mesi della mia permanenza in Italia, c'è l'impossibilità di parlare, di incontrare le persone, di persone che mi spiegano cosa è, non quel posto dove mi trovo, che mi spieghino. E per me non solo un incontro, ma non solo un avvicinamento per sentirmi parlare, ma proprio di scambio tra persone che potrebbero scambiarsi delle chiacchiere o di esperienza di vita. Questo è importante, perché se rimaniamo solo testimoni della nostra vita, semplicemente se solo noi dobbiamo raccontare, non c'è questo scambio. Cioè, non c'è questo scambio di reciproco che crea anche una relazione di amicizia che è fondamentale, che poi dopodiché questi sono i minimi che una comunità deve, secondo me, preparare, creare dei contesti di incontro. Questa è la comunità può fare veramente. Oggi ho visto dei ragazzi, gli ospiti che sono in questa sala, è importante che vengano a assistere anche questi incontri, perché spesso cosa manca? Si parla dell'immigrazione e l'immigrato non c'è, e questo è un difetto sia per il nostro modo di vivere, non siamo sempre presenti, o uno lavora tutto il giorno, deve andare a dormire, quindi non c'è tempo per... O da un'altra parte è distaccato, cioè non c'è né attraverso i suoi figli né direttamente... Magari non siamo riusciti a esplorare in questa chiacchierata qualche aspetto che su qua ci può essere una curiosità oppure un desiderio di approfondimento. Avete capito tutto? Don Emanuele si offre di fare il valletto, oltretutto, insomma, non prende tutto fare. Tutti possono fare domande, vero? Anche i ragazzi stranieri possono fare domande se vogliono. Se vogliono, però, non sono obbligati. Ciao, e una domanda. Nella parte terminale del filmato c'erano delle persone coperte da lenzuoli bianchi che si muovevano su e giù. E cosa volevi rappresentare con quelle immagini?
le persone... allora, quella scena era un flash mob che è stato fatto a Lampedusa. E uno dei motivi del flash mob è per far vivere la persona che sta dentro, cioè che partecipa al flash mob, di vivere un attimo, un minimo di del soffocamento che le persone hanno vissuto in quell'istante prima di morire. Quindi le persone che hanno partecipato hanno sofferto, pur sapendo che non sarebbero morti perché avevano i piedi per terra, e quindi però soffrivano da questa mancanza di aria, che il sole che cuoce, ma che l'acqua che li minaccia, ecco, di tenerli a sperimentare quella una piccola sensazione di cosa vuol dire non poter più respirare l'aria. Quello è il punto del... Dopodiché io ho filmato comunque sia le persone che hanno partecipato il flash mob, è stato forte, ma anche quelli che hanno assistito questo movimento di un corpo che non si capisce che cosa sia, può essere un corpo ma avvolto, che cerca disperatamente di muoversi, ecco. Questo era il senso del flash mob. Poi il film è stato un utilizzo per il film. Grazie intanto della tua testimonianza, veramente forte. E volevo sapere da te, perché prima parlavi di incontrare, di creare dei contesti che sono, nella tua esperienza sono mancati questi contesti di incontro con gli italiani, e questo l'ho notato anch'io negli ultimi anni, nel senso che anche in parrocchia abbiamo provato a incontrare le persone che abitano qui in quartiere, ma anche per lavoro comunque, di persone straniere che attualmente abitano qui, e non siamo riusciti, nel senso che i gruppi, che siano rumeni, che siano asiatici, che siano africani, sono molto chiusi, cioè molto chiusi nel senso che fanno gruppo a sé, vivono, forse creano un po' il loro contesto sociale, e quindi, cioè, voglio dire, c'è chiusura sia da parte, io ho notato, degli stranieri che vivono qui anche da molti anni, che anche degli italiani. Quindi noi abbiamo provato anche a incontrare queste persone, solo che tramite la parrocchia, per chi è cattolico magari puoi vedere certe persone in chiesa oppure in altri momenti qui, non so, organizzati dalla parrocchia, incontri, cene, eccetera. Per chi non è cattolico ovviamente posso andare io in moschea o posso andare in un'altra parte, però diventa più difficile. Quindi volevo sapere cosa ne pensi su questi contesti che si potrebbero creare di incontro, di conoscenza, perché è proprio la conoscenza che poi abbatte i muri. Grazie. Sì, ci sono... È difficile, come dicevo anche prima, no? Uno può anche essere... Cioè, spesso mancano anche gli africani in questi luoghi di incontro, però la comunità, i piccoli quartieri, secondo me, se... Sì, attraverso anche i giovani, cioè i figli, è difficile dal punto di vista, se quando viene organizzata forse da una parrocchia, ci sono delle parrocchie che riescono comunque a coinvolgere la comunità straniera nei propri contesti, nelle proprie attività. Ci sono delle esperienze che si può consultare. Questo incontro è uno dei momenti in cui si potrebbe anche invitare, ma se c'è una preparazione, una specie di incontro tra le donne, che poi alla fine è uno
dei contesti importanti sono la scuola di italiano, le scuole nel senso della lingua italiana alle donne, alle madri straniere che spesso non hanno, non vanno al lavoro ma sono a casa, quindi sarebbe un modo sia per loro di uscire a incontrare la comunità o il quartiere, se si creassero questi corsi di, che ne so, di scambio di cucina, o si potrebbero fare mille cose per poter coinvolgere le persone che, secondo me, e ci sono dei contesti da replicare da altri posti che ci sono in giro per l'Italia. Non so se ho risposto. Sì. Sì. Lo sento. Se abbiamo un'altra domanda, poi potremo andare verso la conclusione della serata. Non fare più la domanda, ma aiutaci alla conclusione della serata. Beh, intanto volevo ringraziare voi della presenza e voi della testimonianza, Dagmau in modo particolare. Il dover essere stato in Etiopia e mi ha riscaldato il cuore poter sentire qui da noi un'esperienza così forte. Parto dalla dimensione della croce, mi ha sempre colpito come qualsiasi croce ha universalmente due dimensioni, che è quella orizzontale, che fa parte della nostra vita, dove ci sono situazioni veramente difficili, in una dimensione sociale, delle relazioni, che è il mondo che viviamo. Per fortuna però una croce ha anche una dimensione verticale, quindi tante situazioni di sofferenza ricevono una speranza proprio perché hanno una direzione verticale, cioè puntano in su, guardano, ci fanno guardare in su. Ed è anche forse, come si diceva prima, la bellezza, la forza di queste esperienze forti delle migrazioni che ci aiutano anche a guardare un po' più in alto, perché il bene che si genera è qualcosa di molto forte. Io, ringraziando Dagmawi e Gianni per questa serata, spero che davvero sia una di tante, un'occasione forte, soprattutto per i giovani. In questo senso la Giornata Mondiale della Gioventù, che nasce attorno ad una croce anche e ha prodotto questa serata, e l'idea è che quest'anno molti giovani arriveranno a Cracovia, si parla di circa 2 milioni di giovani da tutto il mondo che si incontreranno con il Papa. Lì è un'occasione forte per chi c'è stato, lo ricordo molto bene, in cui la cultura, le divisioni, le barriere non esistono proprio per niente. Se nel mondo dei giovani questo nasce, questo si diffonde, diventa una ricchezza molto forte per tutti quanti. In questo senso la Diocesi di Verona, e concludo, ha promosso un'iniziativa molto diversa rispetto agli anni precedenti. Per tanti anni abbiamo cercato di fare in modo che molti giovani dall'Africa o dalle missioni che avevamo in giro, anche da Don Claudio quando era in Brasile, potessero venire alla Giornata Mondiale della Gioventù in Europa. Quest'anno, se non sbaglio, ce ne sono circa una ventina che vengono dalle missioni che abbiamo come Diocesi di Verona all'estero. E quest'anno però è stata proposta una cosa inversa, dalla missione del Mozambico, e non avendo le strutture e le possibilità di far venire su i giovani che erano là, hanno proposto ad alcuni giovani di Verona di andare in Mozambico per fare in modo di mettere in piedi la Giornata Mondiale della Gioventù laggiù. Questi partiranno, se non sbaglio, in 8-10, a 2 sono qui in sala, mi dicono, e andranno in Mozambico per fare in modo che i giovani che sono là possano vivere allo stesso modo l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù, mettendo in rete la visione proprio dell'incontro con il Papa. Noi pensavamo anche attraverso questa serata di trovare il modo di aiutare un po' questo viaggio, perché sia un'occasione per quelli che sono là di vivere questa esperienza molto forte. E in questo senso, se qualcuno volesse contribuire per questa esperienza, fuori troverà le varie cassette che sono solite in questi eventi qua. Però al di là del discorso economico, a me piaceva molto pensare che queste realtà ci aprono la porta su una dimensione molto più grande della nostra vita. La nostra vita non è per qualcosa di piccolo, ma per qualcosa di grande. Vi ringrazio ancora per la serata e spero davvero ce ne possano essere altre.